sono sempre io che mi ha fatto il primo rito, ma non ho più niente di musica, di prendere la musica, di prendere la musica. Anche perché dopo cosa ci dite, mi aveva cazzo del giocatore di Cagliari. Ci pensa su due volte e di testa in fila il portiere del Muccia Grellone. Ancora andiamo a seguire qualche istante, non so quanto farà recuperare l'arbitro, perché ha guardato adesso il cronometro, i 45 regolamentari sono scaduti. Muccia viene avanti, teniamo ancora per qualche istante, la linea attiva, la parata, la rete! E la rete, la rete del Muccia, ma che partita, signori! Un gran gol del Muccia, per la verità, bello il tiro dalla destra, purtroppo il giocatore l'ha girato in spalle, non abbiamo visto, lo racconteremo più avanti, ma è questo quello che conta, ai primi secondi del 45esimo il Muccia va in vantaggio, Muccia in vantaggio con Santoni, è l'autore del gol, svelto a respingere una corta respinta. Presidente, mi devi andare su, non mi dimo niente. Metti che ti chiedo, guarda, presto. Sì. Ma vedi uguale. Non mi andare su. Già provato. Sa. E fa però, non vedo tutto, però non per sarà. Questo che lo vedi letteralmente. Ecco, vai. Eccolo. Thank you.
Grazie. Bravo, bravo, tu sei il giudice tu, bravissimo. Bravo, ragazzo, Palo! 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 Ne abbiamo un palo da fare! Un palo, un palo! Allora è uscito Carradori. Angelo! Bravo! Angelo! Dai su! Andoni! E no, però ascolta, le interviste bisogna che si aspettano un attimo, perché sennò dopo come fai? Comunque qui metteci il finale, dai. Metteci il finale, che è finita qui. Non è finita ancora perché sta facendo un calcio d'angolo, però adesso. Sì. Ah, va bene. Guarda che mi sa che sta mettendo finita! Ma quando la dove del rubro? 5 minuti? Piglia, Bravo Paolo! Dai. Vieni, grazie a te! Presidente! Finita! È finita! Vittoria del Muccia per 3-2, fra poco faremo le interviste!